Cassini in mostra al Maxi. Ci arriva dopo aver viaggiato nello spazio per 20 anni, attraversando fasce di asteroidi, passando accanto a Venere e Giove, sorvolando i mari di metano liquido di Titano e una tempesta esagonale su Saturno, prima di distruggersi nell'atmosfera del pianeta. Il modello della sonda, con tutta la potenza evocativa del suo viaggio spaziale, è sospeso nella hall del Maxi di Roma per accogliere i visitatori di Gravity, immaginare l'universo dopo Einstein. A poco più di un secolo dalla formulazione della teoria della relatività di Albert Einstein, che ha trasformato radicalmente la cosmologia, Gravity indaga le connessioni e le analogie tra arte e scienza, dimostrando la profonda influenza dello scienziato tedesco sul pensiero contemporaneo. La mostra, a cura di Luigia Lonardelli del Maxi, Vincenzo Napolano degli NFN e Andrea Zanini dell'ASI, con la consulenza scientifica di Giovanni Amelino Camelia, sarà al Maxi dal 2 dicembre fino al 29 aprile 2018. Sul soffitto del museo c'è spazio anche per Aerochi, l'installazione di Tomas Saraceno, composta da 2 palloni aerostatici che captano i suoni impercettibili dispersi nell'atmosfera. Il progetto è il risultato di una inedita collaborazione del museo con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Installazioni scientifiche, reperti storici e simulazioni di esperimenti, come il cannocchiale di Galilei e lo specchio di Virgo, dialogano con opere di artisti moderni e contemporanei. Marcel Duchamp, Allora e Calzadilla, Peter Fischli e David Weiss, Laurent Grasso e Tomas Saraceno. Oltre alla mostra, il programma prevede una serie di appuntamenti con scienziati, filosofi e artisti, come Fabiola Gianotti, direttore generale del CERN, il filosofo Roberto Casati, il neurobiologo Harald Atman-Spacher e un ospite d'eccezione come Samantha Cristoforetti. Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha ricordato i successi raggiunti quest'anno dall'industria aerospaziale del nostro paese, dal lancio dell'11° Vega, un grande successo commerciale che ha favorito l'ingresso in borsa di Avio, fino al ritorno di Paolo Nespoli dopo 5 mesi passati in orbita. Quindi noi finiamo questo 2017 alla grande con questa mostra che ha un carattere simbolico, ma è un anno in cui i successi di Cassini, dopo 20 anni, è entrato per distruggersi all'interno dell'atmosfera di Saturno, ma che in realtà rimarrà sempre fra noi con questa antenna che è la copia esatta di quella che aveva a bordo, rimarrà sempre, diciamo, un simbolo del lavoro fatto dall'Italia e dall'ASI per Cassini. Abbiamo lanciato l'11° Vega, che è un successo, quindi una storia eccezionale, i lanciatori che l'Agenzia Spaziale con l'ESA e con Avio ed ELDA ha sviluppato, che ha avuto un grandissimo successo anche commerciale con l'ingresso in borsa addirittura di Avio, e stiamo aspettando il terzo punto di un flash sui vari successi di quest'anno, il ritorno di Nespoli, che dopo più di 5 mesi sulla stazione spaziale ritornerà per Natale, avendo completato e sviluppato le ricerche collegate alle attività in orbita, a dimostrazione di quanto noi, avendo investito nella stazione spaziale, possiamo sfruttare con l'attività degli astronauti. Ogni 2 anni in media abbiamo avuto uno dei nostri astronauti italiani, il corpo astronauti ESA, che hanno beneficiato e hanno utilizzato la stazione spaziale internazionale. Un anno pieno di soddisfazioni, ma guardiamo il futuro, perché il futuro ne avremo molte altre. Luigia Lonardelli è una delle curatrici della mostra, insieme a Vincenzo Napolano dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Andrea Zanini dell'Agenzia Spaziale Italiana. La chiave che ci siamo dati iniziando a lavorare insieme è stata proprio quello di definire una domanda comune. Non è stato particolarmente difficile, perché la domanda alla fine è sempre quella: qual è il nostro futuro? Come ci comportiamo rispetto al limite della percezione che abbiamo? Dove finisce il nostro universo? E l'universo del cosmo ci ha dato proprio il senso di quello che stavamo cercando insieme, come comunità di pensatori, di scienziati e di artisti. Fondamentalmente abbiamo guardato il nostro orizzonte, l'orizzonte delle cose percepibili e l'orizzonte delle cose che non riusciamo a percepire con i nostri sensi, ma attraverso degli strumenti. Fernando Ferroni è il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed è il primo che ha immaginato una mostra dove arte e scienza potessero parlarsi in uno spazio museale moderno come il Maxi. Arte e scienza ha 2 linguaggi che hanno molto in comune per raccontare delle visioni che sono quello che sarà il futuro domani, il futuro dell'umanità, Quindi, diciamo, un messaggio di ricomposizione della cultura, un messaggio anche però di senso estetico, di appagamento estetico.
le due cose che apparentemente sono molto lontane in realtà parlano un linguaggio che ha molto in comune. Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxi, ha creduto fin da subito nel progetto, convinta che i due linguaggi, quello scientifico e quello umanistico, non siano altro che due segmenti diversi dello stesso insieme. Beh, un'inedita cordata tra Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Agenzia Spaziale Italiana e Maxi per un grande progetto di ricomposizione della cultura italiana, la cultura scientifica e la cultura artistica che guardano insieme alle onde gravitazionali, al loro significato per noi oggi, per il futuro della ricerca e anche per il futuro dell'intuizione artistica. Se dovessi scegliere una parola per descrivere questo progetto direi umanesimo, l'umanesimo italiano. Siamo figli di Leonardo e questo è uno statement umanistico.